Nel derby valido per il recupero della 19ª giornata, il Pineto vince in rimonta per 2-1 contro un Coriaceo Castelnuovo in vantaggio i neroverdi nella prima frazione con Loviso. Nella ripresa Brattelli pareggia per i biancazzurri, il gol scuote i locali che mettono la freccia col solito Minnozzi che dal dischetto non sbaglia e conquistano così il successo, il terzo posto solitario in classifica. Calcio d'inizio per gli ospiti, squillo dei biancazzurri della Quercia, conclude deviazione involontaria di San Severino, palla fuori di un nulla, sempre gli adriatici spingono della Quercia al centro, Romano di prima ma Olivieri salva i suoi con un grande intervento. Su punizione Minnozzi scalda i guantoni al numero 1 ospite che si salva in corner. Proprio da un corner si sblocca il match. Al 35esimo Loviso direttamente da calcio d'angolo porta in vantaggio il Castelnuovo. La formazione vomana prova ad allungare, Manari pennella, Fagioli non riesce a impattare la sfera. Nella ripresa il match recita sempre lo stesso copione del primo tempo. Minnozzi su respinta conclude di controbalzo di poco alto, risponde Di Ruocco, la bordata si spegne sul fondo sopra la traversa, il Pineto non ci sta e perviene al pareggio. Dalla stessa bandierina del gol del vantaggio ospite Minincleri prolunga, Brattelli in mezzo a un nugolo di deviazioni riesce a insaccare la sfera, la squadra del presidente Brocco alza i giri del motore, Minincleri trova Cernaz ma l'argentino si vede negare il gol da uno strepitoso Olivieri sulla linea, il vantaggio è nell'aria. Su corner sale in cielo Bertolo, traversa e ribattuta di Camplone trattenuto da Gentile, giallo e calcio di rigore. Dal dischetto Minnozzi glaciale non sbaglia con Olivieri che intuisce ma non può nulla, la squadra biancazzurra vuole addirittura il tris, Cernaz da distanza siderale trova l'estremo ospite in volo d'angelo a negare il 3-1. Nei 5 minuti di recupero Bugaro prova ad allungare le distanze ma non succede più nulla, il Pineto vince in rimonta per 2-1 contro il Castelnuovo e vola solitario al terzo posto in classifica. Ci ha dato filo da torcia, ma io lo sapevo perché ho visto la partita con il Tolentino e sinceramente se c'era una squadra che doveva vincere era proprio il Castelnuovo e ero molto preoccupato per questa partita. Però noi siamo partiti forte, penso che i primi 20 minuti abbiamo giocato benissimo, poi siamo un po' rilassati e è venuto fuori il Castelnuovo e poi lì sinceramente la fine del primo tempo non è stato bellissimo perché abbiamo lasciato troppo spazio a Castelnuovo e Castelnuovo ci ha messo difficoltà e è andato in vantaggio. Poi il secondo tempo è normale, esce fuori sempre la qualità e il gruppo, perché questo è un gruppo spettacolare, un gruppo che non molla mai, anche perché se non ci fosse stato un vero gruppo non facevi una scalata del genere. Puoi essere forte quando ti pare, ma se non hai dentro lo spogliatoio degli uomini veri una scalata del genere non lo fai. Adesso noi stiamo facendo bene, normale, non dobbiamo mollare perché mancano ancora 3 partite. Sono partite difficili perché sono scontri diretti, perché giochiamo con il Castelfidardo che si gioca un po' di playoff con noi, il Matese e poi il Campobasso, quindi non dobbiamo mollare. In questo momento non è che noi siamo un po' attenti a tutte le situazioni, paghiamo diciamo un po' tutte le situazioni, però devo dire che sinceramente non mi aspettavo che i miei ragazzi potessero reggere queste due partite, no? Contro due avversari forti, giocarsela apertamente con tutti e due. Poi è normale che tutte queste situazioni alla fine magari li puoi anche pagare, però oggi per esempio abbiamo preso 2 gol su calci piazzati, abbiamo indubbiamente nel secondo tempo sofferto un po' di più. Però i miei ragazzi sono stati in partita fino alla fine, quindi devo solo fare i complimenti per quello che stanno facendo.